cartellino, no, per capire da che ora a che ora. Come il cartellino? Così. Così no, così va bene. Il primo Pepe Iodice dell'anno. Figuratori, sì, dell'anno. No, allora io volevo dire che ieri, insomma, è cominciato l'anno proprio del calcio, l'anno eravamo tutti desiderosi. Devo dire la verità, secondo me troppe vacanze, sti calciatori, troppe vacanze. Ma poi sono tornate le 7, ma perché si è giocato le 13? Cioè, che anno fa? Che l'omaro sono giù? Cioè, secondo me non è giusto. Facciamo una petizione, troppe vacanze ai calciatori. Secondo me, è una cosa che il presidente di questa cosa sostiene Di Marzio. Di Marzio è contro le vacanze dei calciatori. Se fosse Di Marzio i calciatori faticassero sempre, essi invece non ha mai fatto. Oh no, comunque niente. E io ti amo. No, però no, la verità è questa: che noi, Ivan, devi dire la verità. Noi la Coppa Italia nulla, ma mai caga, mai! La Coppa Italia, ma cioè se tu riceva la Coppa Italia, riceva, allora sono servuto in mascia, cioè non se ne fotte. Cosa stai dicendo? Nessuno, Ivan, nessuno. Voi state facendo una trasmissione sulla Coppa Italia. Nulla da mai caga, la Coppa Italia. Voi, quando era tipo lunedì normale, c'era il martedì la Coppa Italia. Voi dicevate che non esistevi in martedì, voi volete direttamente un piccolo. Voi siete delle persone ipocrite, voi di questa trasmissione, perché mo non sappiamo come mi hanno fatto, comunque teniamo uno sponsor nuovo, io non a raccogliere i soldi. Non si fa a me. No! Perché io mi sono sforzato, ho detto allora è importante la Coppa Italia. Sono stato 3 giorni con l'ansia di venire in trasmissione. Poi ci capite che voi tenete. Non so se a Bologna si dice o serpendo mano. No! Cioè, no! Per dire, no! E che il fantasma nella mano. Come che cazzo dire tu, raga? Però la Coppa Italia, che tutti poi ieri andavano allo stadio, si venivano a rode e Coppa Italia, proprio pareva la Champions League. The Coppa Italia, pura cosa! E devo dire che pure dobbiamo dirlo, veramente una partita. E merda, no! È stata una partita, guarda, hanno o posto la Valeria, si tu a dormire Napoli Sassuolo, rompono 4 ore, ti do un fuoco, così, pure di scendere. Ma dai, ma cosa stai dicendo? Ivan, lo penso seriamente, ma forse perché tenevo, non mi sentivo tanto buono, ma gli agi visti. Ma guarda, figurati che a un certo punto la Rai che mandava gli spot, tu sai ancora che la Rai è piccina, mi ricordo, però, non mi ricordo. A un certo punto mandava gli spot, hai visto quando tu spotti la prostata? Perché a un certo punto. No, no! L'ha mandato, giuro! Era giuro! L'ha mandato! Ma non è vero! Non è vero, Ivan, però tu non mi puoi dire che vengo romuotto e tu riscatti. Allora, io l'hanno mandato gli spot. Perché pure o telecronista faceva. Oddio, ma quando fu ne? Cioè, se vorrei proprio. Se si può organizzare il giorno dopo, prima nei barbieri stanno chiusi, all'unori. Cioè, non esiste che uno affronta una partita. Che è stato uno dormire, è stata una partita proprio. Si veniva durante l'anno veramente, non sapevamo neanche che c'era stato. Tanto con un Sassuolo che si accanisce un po', no? Non so buono, che non so buono. Però si accanisce, perché contranno noi, perché il stanno abbassando. Non mettere il primo piano, perché non ci fa sentire la salute, comunque il direttore lo corriere lo sport. Comunque, quelli là. Fanno proprio lì, quelli là. Ma è passato, ma così. Ma stai dicendo? No, perché è una cosa etnica che stavo dicendo. Allora, ma noi dobbiamo fare un programma. No, lo sto facendo, mo. Con Sassuolo. Cioè, Sassuolo, a me, ma chi ci sente? Sensi, se Sensi che ha giocato bene, perché se vuoi frate l'angoppo, roppi Sensi, cioè, che sa scritto Marangio. E quindi, saluto a Lello che ha scritto sì. Questa era veramente la chiave. Sì, e ne ha scritto pure un altro, mi metto proprio scuro. Se volete la dico. No, vai. Di Lello Marangio. Vai. Fa la figura in mezzo mondiale. Allora, certo, c'era pure Locatelli, che è venuto a vederla pure la nonna dalla Romagna, la vecchia Roma. Ma va a fanculo, va. Allora, io... Ti visto su sta casa alzana, a me non vanno a fetti, tu e me in televisione. Allora, come questa di Marangio, ritorna Peppe Iudice. Allora, io... No, la verità è che è stato poi Napoli ha vinto, questo è importante, ha segnato Milik, un gol
sevidoso, un uomo. E si come ha segnato proprio con... Eh? Con la parte un po' intima, che non si è mai visto un collega. C'è! Ma no, di testa, però mai di quella testa. Allora, poi, mai visto tu, immagini, tu hai mai segnato? Non posso dirlo, però... Ha segnato così, e Milik, comunque si dice nell'ambiente, te l'hanno fatto moderato, cioè nel senso, il pallone si è appoggiato e è andato là. Cioè, meno male che è capitato a lui. Ecco, lo so, no, no, dai. Capita no. A Koulibaly, se era un pallone. Cioè, io lo sapevo. Ma guarda che sei di una volgarità. Ecco, il nuovo anno. Ecco, il nuovo anno, perché mi piace questo fatto, comunque che è una trasmissione che arriva un po' a tutti i zambari, perché prendiamoci conto, il nostro target comunque è terra a terra. E quindi loro sono il campione di quelli che stanno a casa, no, però hanno giocato un po' tutti bene. No, Insigne gioca, Insigne gioca esterno, perché c'ha il TV esterno. Si fa sempre esterno, pure a casa si mette fuori a corsa, che ha un grid, perché lui prende sempre quello che dico. Unas, non, ma secondo te è bravo, non si capisce. Non ti perché parlo. Entra fuori, coppia tacca, non c'è zecchini, però diciamo che sei buono, poi dice, no, non è buono, subito, nello stesso secondo, dice, no, non è buono. C'è uno che nello stesso secondo ti fa dire, buono, no, non è buono. È incredibile. Ha chiesto pure il rinnovo, più soldi, cioè chissà fa tre partite, più soldi, che ha detto che più ricco un asso, ha detto un assis, marancio, sempre marancio, devo dire, l'unico che mi ha un po' deluso è stato Yusai, devo dire la verità, anche perché poi nelle feste io, Ciccio, dammene atto, il procuratore, seppur un po' in ben malosito. Cioè, il procuratore di Usai è uno in ben maloso. Tu dici a me che me ne fotte. No! No! Però c'è uno che tu non puoi parlare male di Usai. Cioè, sei pure a casa, no? Tu sai che tua moglie fa... Un Usai, che lui viene subito procuratore. Problemi? Sì. Che hai detto? Di mia sedia? Oh, ma fallo il guabur. Ma tu che puoi procuratore non Usai? Cioè, Usai, ieri è stato il peggiore in casa. Ma sto dicendo una... Non te l'avessimo fatto, però... Tu... No, scusa, scherzo, era un'iperbole, però non ha giocato bene, però Ancelotti, devo dire che è un grande leader, Cammo, e l'ha difeso, ha detto, carissimo Usai, sicuro procuratore K, perdonami, io ho pensato che tu non fossi a livello del Napoli, però mi sono ricreduto, tu non sei una chiave, scusami. E ha detto procuratore, scusa, allora che cos'è? Te lo faccio dire da mio figlio, perché... Io ho detto, dici, tappate le orecchie ai bambini, figlio di Ancelotti, padre, chiamo figlio di Ancelotti, figlio. Cioè lui dice gli usai e una chiave, no, no. E allora che o figlio veramente in Emiliano, detto, papà, con merito tu è una lotta. Scusa, Usai! Scusami! Forza Napoli sempre! Sei diventato volgare! No, figurati, cioè, l'altro deve essere volgare! Se allora, questa è la prima trasmissione dell'anno! Allora, è il primo altre, pezzo dell'anno! Figurati le altre! È dopo Natale che mi viene, sono stato troppo in santità! E allora, è come mo' sta sfugato, troppo! No, penso, ci saluti che c'hai veramente... Allora, volevo... Ci saluti con l'inno della Coppa Italia! Coppa Italia! Allora, prima di salutarvi, visto che siamo alla vigilia... E visto che sto perdendo pure la voce, quindi volevo dire, forse non facciamo più niente. Non so se avete ancora quel repetto, perché venerdì, sabato e domenica.